A Castiglione della Pescaia si spera presto di riaprire tutti gli ombrelloni. C'è però un altro cuore della cittadina maremmana che non si è mai fermato durante i giorni bui del coronavirus. Siamo in una terra di turismo e in un mare di pescatori. Le barche rientrano alla sera dopo la battuta di pesca. La situazione sta tornando alla normalità, ma durante l'emergenza i pescherecci hanno affrontato picchi e crolli del mercato, continuando nonostante tutto a lavorare anche grazie alla filiera nata con Unicoop Firenze per il pesce toscano. Unicoop Firenze ha dato il suo contributo massiccio, come sempre del resto, però in questo momento ha fatto sì che le barche potessero tranquillamente andare in mare tutti i giorni, perché inizialmente, soprattutto quando è scattato il lockdown, la richiesta generale a livello di mercato italiano è calata tantissimo. Per poi risalire in maniera incredibile, adesso diciamo che si è tutto riallineato alla normalità, sia nei consumi che nei prezzi. Due una serie di prima, 8,5 kg. Questo è il PAT, pescato dell'arcipelago toscano. Nel giro di 24 ore arriva nei Cupfi. Un tassello del progetto è l'azienda Riparbelli, che tra il grossetano e il livornese mette in rete 6 pescherecci e una quindicina di piccole barche. È pescato di giornata e quindi freschissimo. Viene catturato durante la giornata, portato al nostro magazzino di Castiglione in serata. Entro un'ora viene pesato e messo sul camion e trasportato al magazzino centrale. E da qui poi mandato direttamente in piattaforma a Firenze. Quindi a Firenze arriva in nottata e la mattina dopo è pronto per essere messo nei banchi di vendita. Il progetto della filiera del pesce dell'arcipelago toscana nasce da un'idea di Unicoop Firenze circa 10 anni fa. Ha sempre avuto 2 prerogative principali, una quella di valorizzare il pesce toscano, l'altra quella di portare sulle tavole dei clienti di Unicoop Firenze un pesce di categoria superiore. E dopo l'ondata di paura per il coronavirus, da questa terra di pescatori arriva una riflessione sull'emergenza. Ci può insegnare che la filiera diventa un progetto importantissimo, perché in un momento così difficile ti dà la possibilità a tutti, a tutto l'indotto, tranquillamente di poter andare avanti e dare lavoro e continuità a tutto e a tutti.